Attenzione, Lenny! Che c'è? Ho un ragno addosso! Toglimelo, toglimelo, toglimelo presto! Peggio! Hai un brufolo sulla punta del naso! Allora sono un mostro! Accidenti! Chi può sapere cos'è successo? Allora, fate silenzio! Ragazze, non vedo più niente perché sono diventata cieca! No, non sei diventata cieca! Ragazzi, non riesco ancora a vedere niente! Prova ad aprire gli occhi! È un miracolo! Lincoln, la mia lampada da scrivania è lì dentro, non la trovo! No, hai provato a cercare sulla scrivania? Bravo, che intuito! E quel cappello? Oh, questo si usa moltissimo adesso, non lo sapevi? Ma che strano! Scusa, la miau! A che cosa ti serve quella roba? Devo andare al centro commerciale, ho chiesto un passaggio a Lori. Mi ha chiesto in cambio un letto, ma io credevo che ce l'avesse. Aspetta, perché stai facendo tutto questo per Lori? Sei grande, prendi l'auto ed esci da sola. L'esame della patente l'ho già dato ben 12 volte. E nessuno vuole più insegnarmi a guidare. Papà è ancora sotto shock per l'incidente con l'idrante, il fattorino e la suora. Lascia un bigliettino? Dunque, devi solo tenere il volante dritto in modo che... Così? No, riproviamo. Tieni il volante dritto. Ok, di nuovo. La strada è dritta, perciò tieni il volante dritto. Lenny, guarda che non è complicato! Si può sapere che stiamo facendo! Non c'è gusto a viaggiare senza una meta precisa! Beh, allora diciamo che stiamo andando a... fare shopping! Ah, perché non me l'hai detto subito? Wow! Vai, Lenny! Muoviti, babbeo! Devo andare a comprarmi un vestito nuovo! Sei stata incredibile! Levati di mezzo, nonnina! Lenny, è meglio darsi una calmata! Ma devo comprarmi il vestito! Non è il momento! Ora hai un esame di guida da passare! Vai, Lenny, vai! Vai, Lenny, vai! Ehi, guarda che la fermata dell'autobus è di là! Vai, Lenny, vai! Vai, Lenny, vai! Ce l'hai fatta? No, niente affatto! In compenso, ho oltrepassato i limiti di velocità! Non ha messo le frecce e ha dirottato il veicolo dell'esame verso il centro commerciale, dove ha gettato a terra e investito la signora Jelinski. Si può sapere che cosa ti ha preso? Ma non ha senso! Al videogame ho fatto le stesse cose e ho vinto! Sarebbe ora che imparaste tutte le regole! Ah, guarda, guarda, il mestolo è la freccia! Ho capito, la lucina lampeggiante! La lucina lampeggiante? Sì, quella vicino al coso che gira! Il coso? Ecco qual è il problema! Non ho parlato nella lingua di Lenny! Esiste un paese che si chiama come me? No, nel senso che ha usato parole che non capisci. Fammi riprovare. Usa la lucina lampeggiante. Ok, gira a sinistra. Intendo il tuo lato preferito. Bene, ora sì che ci siamo! E ora servono nuove parti dell'auto. Con questa puoi frenare. Che cosa fa il freno? Cosa fanno le scarpette bianche? Frenano? Esattamente! Immagino che questo non serva più! Ecco l'acceleratore! Cosa fa l'acceleratore? Stivale anni 60? Mi fa muovere! Sì! Lenny, sei pronta per il prossimo livello! Ricorda quello che ti ho detto! Stivali! Scoiattolo! Ancora stivali? Rallenta! Lato preferito? Ce l'ha fatta! Ottimo lavoro, Lenny! Sto guidando! Sei stata molto gentile ad aiutare Lenny per il prossimo esame. Beh, diciamo che era il minimo. Ehi, la nostra auto è leggerissima! L'ho trovata! Lenny! Il movimento dell'auto la intontisce sempre. Mi lascerà in pace. Elastici per capelli... Scaldamusa! Lenny! 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 Oh, bene, sei sveglia! Ascolta, ti siedi vicino a me in macchina domani, vero? Certo! Lo sai, ti devo un favore, fratello! Tu mi hai salvato da un incubo in cui ero vestita malissimo! Sì! Oh, cosa c'è di quei sandali? Oh?
Sodio cloridrico, evitare il contatto con la pelle. Tutto questo ha chiaramente la firma di Lisa. Perciò questo è il nome scientifico di Lisa. Lincoln, allora ti sbrighi o no? Ma che cosa? Non fare il finto tonto, te ne ho parlato domani. Volevo dire ieri. Questa tutina da uomo che ho disegnato di calza a pennello. Grazie per avermi aiutata. Oh, sì, certo. Potrei farti, come posso dire, una domanda ipotetica? Intendo qualcosa che potrebbe accadere. Ipotizziamo che tu abbia promesso di fare un favore a Lola e che poi te ne sia dimenticata. Lincoln! Sei nei guai fino al collo! Mi chiamo Lincoln! Tu sai, vero, cosa succede quando Lola si arrabbia? Ricordi cos'è successo quando le ho rotto la coroncina? Scusami, Lola. Ok, tranquilla, non fa niente. Dove sono le mie cose? Avanti, signore e signori, articolo! Quindi le chiave, attacco a mio sorella, non servono. Tutto questo perché per sbaglio le hai rotto la coroncina. E voilà! Pronte, ragazze? Sfilata di moda! Voilà, ragazze, ma che dici? L'hai promesso. Guarda, sì, è stata davvero molto brava. Ho sentito che faremo un'altra foto. Sì! Oh, però dovremo aspettare che passi questa eclissi solare. Wow, sei una specie di stregone o un meteorologo. Dovresti indossare questi per la foto, Lenny. Ti fanno sembrare più intelligente di quanto tu non sia già. Wow, grazie! Sto bene? Sono atterrata su Lisa! Ok, mi serve una parrucca. Momento, tipo, non ho capito le regole. Lenny, tu non devi dire tipo. Oh, capito? Ok, la nostra gara comincia adesso. Io vincerò tipo di sicuro. Giochiamo alla guerra dei polli! Sì, cantatemi! Con quello la mia zuppa sarà perfetta. Ehi, Link, ti unisci a noi? Lincoln, puoi stare fresca! Non l'ho capita. Marco! Marco! Lenny, io sono Marco, tu sei Polo. E allora chi è Lenny? Senti, e se anziché dire Marco e Polo usassimo semplicemente i nostri nomi? Ok, quindi io sono... Lincoln! Oh, Lenny, impossibile che tu non capisca questo gioco! Oh, ciao, Link! Dario! Ma certo! Tutti insieme è molto più divertente! Esatto! Tutti e 10! Lenny, guarda che siamo 11! Oh, è vero! Ho dimenticato Marco! Grazie al cielo! Ero qui per far vedere a Lily le mie riviste e ora non riesco più a uscire dalla culla! Dai, da brava, ecco, vieni! Ecco qui, piccola! Grazie! Scusa, Mr. Congo! No! Dove è finita? Boh! Ok, abbiamo finito con l'asciugatura. È tempo di riccioli. Lenny Loud! Quella è la mia maglietta. Toglietela subito! Non posso, ci sono degli uomini in giro. Oh, mi hai beccato. Oh, santo cielo, Luan, va tutto bene? Aiuto, ragazze! Penso che Luan sia intrappolata! Sì, non potevano sbarcarsi di noi! Una fune invisibile! Forza, bici! E poi l'ha data a me! Ciao, Lori! Come mai hai creato una finestra nel mio armadio? Lenny, ti stai sbagliando! È tutta colpa dell'esperimento di Lisa! E questo cos'è? Per il mio grande amore. Lenny, perché la fotografia di Bobby è nascosta nel tuo armadio? Oh, ecco dov'era! Sai, voleva regalartela per l'ottantesimo giornoversario! Mi ha chiesto di tenerla, ma l'ho nascosta troppo bene! Lenny, quell'anniversario è stato 8 giorni fa e Bobby mi ha regalato delle calze! Non posso crederci! Tu e il mio ragazzo vi vedete a mia insaputa! Non sei più mia sorella! Tutto bene, ragazze, dopo quell'inaspettata e del tutto casuale esplosione di cui non so assolutamente nulla? Cos'è successo? Un bastone ti ha presa in pieno. Ma certo! Tutti sanno che un oggetto che cade in testa a una velocità di 9,8 metri al secondo provoca una temporanea perdita di coscienza.
Io lo sapevo, ma il punto è un altro. Che ne sai tu? L'ho visto accadere in un film. La botta in testa le avrà alterato il cervello rendendola intelligente. Lincoln, tu sei uno di quelli che non sa distinguere tra prove scientifiche e assurdo ciarpame hollywoodiano. Io non capisco. Visto? È la solita vecchia Leni, che non è nemmeno in grado di capire la sua lingua. No, non capisco perché hai moltiplicato i polinomi Z prima di risolvere tutti gli esponenti interi negativi. Ora, se volete scusarmi, vado a confutare la fisica newtoniana. Ciao, ciao! Leni, anziché farti 1000 docce al giorno, perché non usi le salviettine umidificate? Ma quelle ostruiscono i pori! Scordatelo! Ah, ok. Scusa, Link, ma mi sto lavando! Ragazze, c'è il nostro quartiere in televisione! Apro io! Dolcetto! Un radio! Sto bene! Leni l'ha visto? Okay. Ragazze, per l'ultima volta Leni non lo deve vedere! Vedere cosa? Non ci credo! State organizzando una festa sorpresa per me! Fermi, non ditemelo! Voglio essere stupita! Oh, mi serve il latte! Ferma, sei intollerante ai latticini! No, non è vero! Io tollero tutti, lo sapete! Anche quelli con la carnagione troppo chiara! No! Scusate, ma se facessimo un 40-40... Lori, puoi occuparti tu di Lily? Ci stavo già pensando, mammina! Oh, oh, chi è che ha fatto una sorpresa puzzolente alla sua sorellona? Pepu! Pepu! Lori, cosa hai fatto ai capelli? E dov'è Lily? È invisibile adesso? Nessuno mi dice mai niente! No, Leni, sono io, Lincoln. Sto solo coprendo Lori e Lily. Oh, allora potresti coprire anche me mentre faccio un salto in un negozio? Va bene, ma 4 sorelle è il mio limite assoluto. Ma certo, niente più sorelle da coprire. Oh, una cosa, sto coprendo 6 sorelle, perciò suppongo che ora lo farai tu. Cosa? Stai tranquillo, ho scritto dove sono andate tutte. Vestitino lungo a fiori, 20,99. Oh. E stavamo per fare le nostre pulizie di primavera, giurin giurello! Un momento. Ok, il dito è questo. Ah ah, le femminucce non sono ammesse! Ma ragazzi, sono io, sono Lana! Ma ragazzi, sono io, sono Leni! Molto bene, stai migliorando, Leni, ma tendi ancora un po' al clownesco. Mamma, ora mi aiuti con il mio vulcano. Ragazzi, non trovo la mia camera da letto. Leni, ricordati sempre che questa non è casa tua. Il migliore, Lincoln. I papà di Clyde mi hanno insegnato a truccarmi, solo che non ho ancora trovato la mia camera. Deve essere di Lisa questa. Io non ho uno strumento. Cosa potrei fare? Perché non canti da corista? D'accordo, Loud! 1, 2, 3! Daco, daco, rista! No, 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 Leni, non devi cantare le parole da corista, ma quel che c'è scritto! Oh, ho capito! Quel che c'è scritto! Quel che c'è scritto! Quel che c'è scritto! Ciao, gente, guardate il mio balletto! Con quegli scherzi mi sentivo in gabbia! Sembrava proprio di essere in una gabbia di matti! Dopo un po' non ci vedi più dalla gabbia! Sei in una gabbia! Capita? Magari dovremmo andarcene a dormire! Oh, tipico! Ora chi andrà in cucina a prendere altre provviste? Ma sei tu! Io non ci vado! Tiriamo a sorte! Ci andrò io! Lo so che perderò! Sono tremenda come lanciatrice! In realtà non è questo... Buona fortuna! Cucina per di qua! Oh, grazie cartello! Grazie cartello! Grazie cartello! Grazie cartello! D'accordo, la tilapia! Sì, libera! L'oceano è di là!
O magari di là. Lenny, cosa stai combinando? Ma ci credi che la gente si sarebbe mangiata queste povere creature indifese? Lenny, no! Che cosa? Ma chi è stato? Ora ti ho preso. Vai! Coraggio, polli, siate liberi! Ti prego, basta, ci farai sbattere fuori! Beh, tu non venderesti un vestito col 50% di sconto. E nemmeno con lo sconto della metà. È un ambiente molto fresco e umido, basta chiuderlo ed è ottimo per gli insetti. Scusa, che c'entrano gli insetti? Pronto? Questo qui è un mercatino delle pulci. Ho vinto! Ho trovato la coperta in quella casa laggiù. Quella non è una casa, è un ristorante. Ordine numero 6. E hai un tovagliolo in mano. Dannazione. Anche io ho comprato una coperta da lui. È uno zerbino quello, Bella. Dannazione. Dimmi, Lincoln, come sta avvenendo? Ho quasi finito. Grazie, posso usare questo poncio durante tutte quante le stagioni. Oggi passeremo la giornata al Parco Nazionale Avventura e sarà grandioso! Faremo arrampicate, andremo a pesca e vedremo le caverne. E chissà quale sarà il mio regalino! Sulla guida ho letto che il parco è pieno di gadget. Geyser, non gadget! Guarda, come questo! Vorrei vederne uno esplodere! Sarebbe troppo rock! Non sperarci, sorella, sono inattivi da anni. Allora somigliano un po' al nonno. Ragazze, ragazze, non crederete a cosa è successo. Ho appena visto un geyser in azione. Oh, Lincoln, mi avevi detto che non regalano alcun gadget, ricordi? Lenny, forse non... lascia perdere. Brando. È ovvio che tra di noi c'è un ratto. Ah, dove? No, Lenny, ratto è un modo per chiamare uno che ha spifferato. Allora chi di voi qui è il farabutto? Che male! Ma cos'è? Ragazze, stop! Io so chi è il ratto. Il suo nome fa rima con pianola. Lisa? Perché ai clown va tutto male? Perché sono gli unici che riescono sempre a farsi intortare. Ho detto, riescono sempre a farsi intortare. Per ogni giorno di scuola perso, la funzionalità del vostro cervello diminuisce dello 0,0006%. Ma Lisa, a me mi piace un sacco stare a casa, è bello! Resto della mia idea. Inoltre non capisco cosa ci troviate di divertente a giocare all'aperto con questa temperatura. Ma se noi ti facessimo scoprire il lato divertente, tireresti ancora fuori il geniale, sale? Ottima idea! Oh, bravo! A noi ci piace! A noi ci piace! E va bene, ma ricordatevi che lo faccio soltanto per il bene della grammatica. Sì, che forza! Oggi niente scuola! Aspetta, era meglio a noi ci piace! Io non capisco. Se è mattina, perché è ancora così buio? È che è iniziata l'ora legale. A me piace la legalità. Allora, che vuoi per colazione? Lenny! Sarò tardi a scuola. Ciao, Linky! Lenny, aspetta! Lenny, a ore 9! Lincoln, cerca di deciderti. Vuoi dirmi che ora è? No, ce l'hai di fianco! Vuoi un fazzoletto? Lincoln, ma dove ce l'hai il cuore? E tu dove hai il cervello? Stiamo cercando di salvarci qui. Oh, povera piccola. Fuoco nemico, tutti a terra! Perdonami, Lily! No! Ma che ti prende adesso? La nostra famiglia forse sta diventando una massa di zombie mocciolosi, ma tu ti stai trasformando in un mostro! Guarda che io sto cercando di salvarci e sono stanco che tu ti atteggi a Madre Teresa! Sei il solito ignorante, nostra madre si chiama Rita! Lenny, usiamo il tavolo! Sei ridiventato gentile e adesso cucini per loro? Non esattamente!
Sto iniziando a preoccuparmi, non usciremo più da questa casa. Se solo fossimo dei cani potremmo usare la porta di Charles. Ma certo! Va tu, io resto qui, mi prenderò cura dei malati. Non essere sciocca, sono persi ormai. Dobbiamo dar vita a un nuovo mondo senza di loro, so che vorrebbero così. Non posso, ma non preoccuparti per me. Se metto una mascherina e sto attenta andrà tutto bene. Non sono sempre d'accordo con te, Loud, però ti rispetto. Buona fortuna. Troppo banale. Troppo vistoso. Perfetto! Fa pandan col mio outfit. Lenny, occhio! Occhio? Scusa, quale occhio? No! Lincoln, tu mi hai salvata? Come mai? Perché hai un gran cuore e meriti di sopravvivere molto più di me. Occhio! Meritavi. Ho sentito una pecora! La mia faccia! Stavolta stiamo davvero sfiorando il ridicolo. Per una volta arriva un ragazzo carino con la chioma fluente e voi perdete ogni capacità di senno. Questo non è affatto vero! Altrimenti non avrei fatto questi maglioni in 3 diverse taglie disponibili. Che? Il mio problema è che i nostri muri sono ridicolmente sottili. Già, e tra l'altro perdono acqua! Oh oh! Accidenti! E non stava nemmeno piovendo, semplicemente qualcuno aveva scaricato. È chiusa a chiave! Ci penso io! Oh! Beh, non c'è soltanto aria nel mio cervello! Siamo in uno spazio stretto, non è che sia un difetto a casa mia!